Si avvicina a quel momento dell'anno che molti amano, perché rappresenta la rinascita, la speranza, la fine del grigio inverno. Sto parlando della primavera, una stagione che in Italia è caratterizzata da diverse festività e celebrazioni. Ciao, sono Barbara e questa è la seconda stagione del podcast Italian Stories in Italian, dove ti racconto le mie storie preferite per aiutarti a imparare l'italiano in modo più autentico. Sul mio sito onlineitalianclasses.com puoi trovare il blog con tutte le trascrizioni degli episodi e un piccolo vocabolario italiano-inglese per aiutarti nella comprensione delle storie. Non preoccuparti se capirai soltanto l'80, il 50 o anche solo l'1% delle mie parole. Per imparare una lingua straniera ci vuole molta costanza, ma soprattutto la motivazione sempre alta. Quindi ascolta l'episodio finché hai voglia e sii felice del risultato, anche se è piccolino. Per adesso, buon ascolto! Quest'anno si comincia con la Pasqua, che cade il 31 marzo, seguita dal lunedì di Pasquetta e poi dal 25 aprile, la festa della Liberazione, e dal 1 maggio, la festa dei lavoratori. Se vuoi fare un ripasso di tutte le festività italiane che ricorrono durante l'anno, ti rimando all'episodio che avevo dedicato a riguardo. La primavera è il periodo in cui famiglie e gruppi di amici decidono di fare viaggi più o meno lontani o brevi gite fuori porta per godere delle giornate tendenzialmente più soleggiate e più lunghe, naturalmente anche a Pasqua. Addirittura c'è un detto che racchiude questo concetto in una riga: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, che in pratica significa che il Natale lo si dovrebbe passare in famiglia, i tuoi sono i tuoi genitori o in generale i tuoi parenti, mentre per Pasqua tutto è concesso. Ma perché? Perché in Italia il Natale e la Pasqua sono due festività religiose che sembrano avere un diverso ordine di importanza? Per rispondere, ti racconto di quello che diceva sempre il parroco della parrocchia che frequentavo da bambina e adolescente. Lui si arrabbiava moltissimo. Si arrabbiava specialmente con, parafraso le sue parole, le signore che si agghindano con trucco, parrucco e pelliccia per partecipare alla messa di mezzanotte del 24 dicembre, manco dovessero andare a teatro e poi, la notte di Pasqua, scompaiono. Se dovete venire a messa solo per Natale, statevene a casa. Le ammoniva con veemenza durante la messa della domenica mattina, ma loro non potevano sentirlo perché appunto non erano presenti. Io sinceramente non capivo tutto questo accanimento. Dopotutto il Natale è per i cristiani il giorno in cui è nato Gesù Cristo, quindi l'origine di tutto. No? Non esattamente. Più tardi, quando i miei genitori mi fecero iscrivere all'università cattolica, dove era obbligatorio sostenere ogni anno un esame di teologia, lo capii meglio. Con una luce negli occhi che raramente mi era capitato di vedere negli uomini di chiesa, quei professori letteralmente straordinari ricordarono a me e a tutti i presenti che risorgere dalla morte con anima e corpo non è esattamente cosa da tutti come nascere. E c'è di più. La Pasqua cristiana porta con sé la rivelazione che ha fatto sì che il cristianesimo fosse professato nei secoli a seguire, e cioè che Gesù non solo è il Figlio di Dio, ma è Dio stesso. Padre, Figlio e Spirito Santo sono una triunità,
cioè una trinità che ha un'unica natura o essenza della divinità, la quale sussiste in tre persone divine. Tale trinità viene rivelata nel momento in cui si scopre che Gesù Cristo non è solo morto, ma risorto con anima e corpo. In altre parole, l'origine di tutto non è il Natale, ma è in realtà la Pasqua. Dal Vangelo di Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme, tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, ma non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Michela Murgia, una delle persone, prima di essere scrittrice e attivista, che più hanno guidato il mio pensiero critico in questi ultimi anni, nel suo libro God Save the Queer, racconta del momento in cui è stata folgorata da un dipinto che rappresenta proprio la Trinità. Si tratta della Trinità di Andrei Rublev, dipinto con tempera su legno intorno al 1420 e oggi conservato nella Galleria Tretiakov di Mosca. Il dipinto per Murgia è sorprendente perché offre una rappresentazione fluida e inclusiva di un concetto complesso, solitamente banalizzato da un'iconografia semplicistica alla portata di tutti. Di solito, infatti, la rappresentazione della Trinità include sempre tre figure facilmente identificabili con il padre, un anziano signore con la barba bianca, il figlio, un giovane con i capelli lunghi color dell'oro, e lo Spirito Santo, una luminosa colomba. Si tratta di una scelta iconografica che separa i tre elementi invece di unirli. La Trinità di Rublev, al contrario, evita simbologie spicce in favore di figure androgine nelle quali chiunque si può identificare, disposte a semicerchio attorno a un tavolo a cui lo stesso spettatore sembra essere invitato. Con questo dipinto Rublev sembra dire che il messaggio è rivolto proprio a te che stai guardando e che non devi solo capire, ma puoi anche partecipare attraverso la fede. Perché quindi, nonostante la Pasqua sia evidentemente una festività così importante per i credenti rispetto al Natale, gli italiani continuano imperterriti a festeggiare il Natale in famiglia e la Pasqua con chi e dove vogliono? Non ho una risposta certa, ma posso fare delle ipotesi. Forse perché la religione è per la maggior parte dei miei connazionali spesso più un aspetto culturale che personale. Forse perché i riti, che hanno una valenza fondamentale per ogni società, portano le persone a farsi sempre meno domande. D'altronde, se non ci fossero i riti e le ricorrenze, non saremmo nemmeno qui a parlare degli eventi che vogliono ricordarci a distanza di secoli e a porci domande sul loro significato. Questa storia è finita, ma sul mio sito
onlineitalianclasses.com puoi trovare tutti gli episodi nella sezione blog e nella sezione shop puoi acquistare una lezione di prova con una delle bravissime insegnanti che lavorano con me. Infine, se vuoi offrirmi un caffè per il mio lavoro, puoi farmi una donazione nella sezione donation del sito. Ovviamente puoi sempre scrivermi una mail anche solo per farmi un saluto. Scrivimi a info@onlineitalianclasses.com e ti risponderò con piacere.